Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Sì, ai microfoni di Umbria Radio, mister Bucchi. Mister, sarò un po' provocatore. Parto come se il Perugia avesse perso. Quanto si sarebbe arrabbiato se fosse stata un risultato beffa? Ma tantissimo. Se non avessimo vinto, nemmeno pareggiato, ma se non avessimo vinto non avrei saputo cosa dire. Perché una partita del genere è quasi impossibile da commentare, cioè crei una marea di palle gol, domini sotto il profilo del gioco, non lasci nulla all'avversario, sono entrati una volta e mezza in area e ci hanno fatto due gol, quindi noi dobbiamo assolutamente migliorare questa cosa, perché purtroppo quest'anno non ricordo partite dove gli avversari hanno creato 5-6 occasioni e alla fine ci hanno fatto gol, prendiamo gol con una facilità disarmante, questo non va bene. Però si lavorerà da questo punto di vista in settimana, e allora le chiedo se questa vittoria è comunque in qualche modo anche la vittoria del cuore, e sono emerse queste qualità, tanta energia convogliata finalmente in porta, può essere la vittoria della svolta? Ma la svolta, insomma, stiamo facendo credo un buon campionato, quindi la svolta credo che sia mentale. Ma mentalmente lo spero, credo che sia stata una gara comandata e dominata da un punto di vista tecnico, anche fisico, perché stavamo benissimo, ma soprattutto oggi l'abbiamo vinta con il cuore. Avevo chiesto ai ragazzi, studiando un po' anche le caratteristiche del Brescia, che è una squadra che nell'ultima mezz'ora subisce molti gol, ne ha subiti 17, è una squadra che magari tende un po' fisicamente, mentalmente a mollare la presa, forse perché ha tanti giovani, forse come caratteristica di squadra. Avevo detto appositamente di attaccare nel secondo tempo sotto la curva e volevo fare un forcing e un assedio finale. È quello che poi abbiamo fatto, ci è andata bene, ma credo che al di là della fine del grande cuore ci sia state 95 minuti di partita comandata, e questa è la cosa che mi piace. La vittoria solitamente spegne le polemiche, però quel rigore al 33esimo grida ancora vendetta. Ma sì, mi dispiace più per la mia espulsione che per il rigore che mi dicono nettissimo non dato. Mi è sembrato talmente netto che ho fatto un salto e forse sono uscito 20 centimetri. È entrato un po' in campo. Mezzo metro fuori dall'area tecnica, diciamo, mi dispiace quello, però non ho mancato di rispetto a nessuno. Mi dispiace che sia stato interpretato come una mancanza di rispetto quando non ce l'è. Forse a volte noi dobbiamo capire un po' di più gli arbitri, ma anche gli arbitri capire che comunque sia l'allenatore è lì, è impotente, insomma non può scaricarsi in nessun modo, e se fa un salto e esce 20 centimetri fuori, insomma no, non credo che abbia fatto male a nessuno. Molto bene i nuovi, Forte, Mustacchio, anche Fazzi. Sì, ma anche Terrani è entrato molto bene, quindi al di là dei nuovi, a me è piaciuta tutta la squadra. Sono fortunato ad allenare un gruppo così, perché è una squadra che non molla mai, non si abbatte mai, anche quando magari gli episodi possono essere avversi. Grande cuore, e io insomma sono orgoglioso di essere allenatore di questa squadra. Chiudiamo con l'ultima: che settimana sarà, che si concluderà ovviamente con il derby con la Ternana? Ma sarà una bellissima settimana che inizierà per noi già domattina, perché non vogliamo buttare via niente, quindi domattina daremo modo a chi ha giocato di scaricare, a chi non ha giocato invece di allenarsi, fare un grande allenamento, perché voglio tutti pronti, ci sarà bisogno di tutti. È una gara che noi, ma la città e la tifoseria sentiranno in particolar modo, e ci teniamo a far benissimo, quindi importante perché è un derby, è importante anche per la classifica, per continuare a far bene. Grazie mister e complimenti.